Questa è un'iniziativa che si è tirata un po' lunga perché in mezzo abbiamo avuto la pandemia e quindi ovviamente dei problemi, ma è stata un'iniziativa per cominciare ad affrontare e proporre ai ragazzi, alle ragazze, agli studenti, alle studentesse di affrontare questo tema, sia perché l'università è un luogo di studio, di elaborazione, sia perché diciamo sempre bisogna partire dalle giovani generazioni, quindi sicuramente questo è un luogo ideale, ma è anche l'occasione però per denunciare quanto poco si fa per rimuovere quegli ostacoli che determinano l'esistenza di una grande discriminazione del genere femminile. Purtroppo la pandemia che abbiamo alle spalle, anzi dentro la quale siamo ancora, che in parte abbiamo alle spalle, è stata anche svelatrice di come la violenza continui a crescere invece che a ridimensionarsi, e spesso si trascura il fatto che l'esistenza di tanta violenza nei confronti delle donne non è solo un problema della singola donna colpita, ma è un tema che riguarda poi proprio il clima sociale, il clima delle relazioni, le stesse opportunità e possibilità per le donne di essere libere e di fare delle scelte, così come un problema di libertà delle donne, l'assenza di lavoro, la discriminazione sul lavoro. E quindi, come dire, è un percorso, perché intanto esserne coscienti permette poi di lottare per cambiarlo.